Praticamente questione di ore per la messa in onda di Carosello Carosone, il film TV dedicato alla storia, alla vita e ai successi di Renato Carosone, il napoletano d'America, capace di rivoluzionare la musica dagli anni 50, praticamente fin dai giorni nostri, perché Renato Carosone è ancora fonte di studio, sperimentazione e, come vediamo negli ultimi anni, anche di fusion con i nuovi linguaggi della musica. Un artista che ha portato Napoli in tutto il mondo, regalando a Napoli un pizzico di tutte le sonorità incontrate nel corso di un viaggio incredibile che lo ha portato a detenere record ancora oggi imbattuti, uno su tutti, con Domenico Modugno. È stato praticamente l'unico italiano a vendere dischi in America cantando in lingua originale. Ray Fiction e Groenlandia lo ricordano in un film evento giovedì 18 marzo, Rai 1, ore 21 e 25, in occasione dei 100 anni dalla nascita, una fiction che sicuramente ci farà emozionare, tratta dei libri di Federico Bacalebbre, storico giornalista, critico musicale del Mattino, nonché biografo ufficiale di Renato Carosone. Il film TV Carosello Carosone ci mette sul piatto già degli elementi interessantissimi, perché i ruoli principali sono stati affidati a tre giovanissimi, tre facce della nuova generazione. Per carità, già con un curriculum importante e già con titoli importanti della loro carriera, però adesso vanno in prima serata su Rai 1 con il compito di rendere omaggio e di ricordare il grande maestro. Edoardo Scarpetta vestirà i panni di Renato Carosone, mentre Ludovica Martino interpreterà Lita Leviti, la ballerina che fece innamorare Renato Carosone, diventando poi la compagna, la moglie di una vita. E lo vedete, eccolo qui, lo ringraziamo già da adesso, in nostra compagnia, Vincenzo Nemolato, che farà rivivere Gegé Di Giacomo, il batterista che diventerà per Renato Carosone qualcosa in più di un semplice componente del trio, dove faceva parte anche il chitarrista Peter Van Wood. Tutti noi di Giornale News ringraziamo davvero di vero cuore Vincenzo Nemolato per essere con noi praticamente alla vigilia della messa in onda. Vincenzo, buonasera e grazie ancora. Salve, buonasera, salve a tutti. Allora, Vincenzo, questa fiction, Carosello Carosone, l'appuntamento di giovedì che celebra un uomo che ha rivoluzionato la musica. Caro Vincenzo, come ci si prepara ad entrare in una fiction biopic, nel senso di dover interpretare personaggi conosciuti e che praticamente amati da tutti da più di mezzo secolo? Guarda, è la prima volta che mi trovo ad affrontare, diciamo, un personaggio storico, quindi questa domanda me la sono posta in fase di studio. È chiaro che mi sono trovato di fronte all'evidenza di partire da un principio che quasi d'istinto era imitativo, nel senso che non potevo non ignorare come era fatto e come si muoveva nella realtà Gegé Di Giacomo. Quindi ho studiato molto la figura di Gegé quasi con un tentativo di avvicinamento estetico. Poi, dopo un po', mi sono ritrovato a comprendere piano piano, sempre in misura maggiore, qual era l'emotività che lo muoveva e quali erano, insomma, i tratti del suo carattere, anche studiando appunto la biografia di Bacalebbre, che è stata molto importante come riferimento. E quindi in qualche modo ho sentito che era il momento di un avvicinamento emotivo a Gegé Di Giacomo, e da un certo punto in poi si è creata quasi un'affinità caratteriale tra me e Gegé, e ho un po' abbandonato, non ho più visto Gegé Di Giacomo e ho abbandonato, diciamo, quel principio di imitativo che era alla base dello studio, per abbracciare invece quello dell'interpretazione. E quindi l'avvicinamento è in qualche modo stato timido, timido e anche con quella reverenza, quel rispetto, perché si cercava ovviamente di fare un lavoro che degno di Gegé e di Renato Carosone. Vincenzo, prima di tuffarci e di stuzzicarci l'appetito con Carosello Carosone, se vogliamo accennare anche un pochettino a tutta la produzione, la vostra è stata una delle tante con un po' di incubo Covid su set e quindi tanti problemi oltre a quelli classici.
Ma sì, diciamo che ci troviamo di fronte ai problemi che hanno tutti i set in questo momento e quindi un dover cercare di contenere ingressi ed uscite da un set è più difficile muoversi anche tra un set e l'altro. Prima spesso si saltava da un set all'altro con più facilità, ecco, ora si cerca di creare quella bolla che ci ha tenuto praticamente me e Scarpetta isolati un mese a Roma e poi a Napoli, nella nostra città, avevamo un albergo dove, c'hanno, diciamo, dove dormivamo tutti insieme, tipo compagnia teatrale, ecco. E quindi qualche sforzo in più, insomma, con le mascherine e tutto, però è chiaro che, anche perché dopo il ciak ci si rimette la mascherina, però è chiaro che siamo dei privilegiati in questo momento perché almeno possiamo portare avanti un lavoro che invece, per esempio, nel caso del teatro, si è impossibilitati a farlo, ecco. Vincenzo, il tuo compagno di avventura, appunto Edoardo Scappetta, nei panni di Renato Carosone, puoi anticiparci, puoi dirci un po' qualcosa di come Edoardo si è immerso in questo mostro sacro, davvero una prova importantissima, faticosissima anche proprio dal punto di vista dello stress emotivo. Ma guarda, sul percorso di un attore ne può parlare solo l'attore nello specifico perché sa solo Edoardo quello che realmente ha provato nel cominciare ad affrontare questa sfida. Quello che è chiaro è che ci siamo confrontati molto, noi siamo già molto amici, quindi questo ci ha fatto portare sul set, diciamo, una storia nell'amicizia che essendo già presente tra noi due era più facile da riportare nella colloquialità, nella confidenza che avevano Renato e Gegé. Però sicuramente ci siamo confrontati molto anche perché abbiamo avuto entrambi una preparazione tecnica, oltre che diciamo attoriale, perché dovevamo approcciare a degli strumenti che non erano strumenti che suonavamo, io la batteria e Scarpetta il pianoforte, e poi dovevamo cantare. Entrambi siamo attori, ma abbiamo fatto qualche esperienza di canto, ma non avevamo mai cantato, soprattutto non i successi di Renato Carosone. Quindi c'è stata una preparazione tecnica. Per lui, per il pianoforte e per la voce con Ciro Caravano e anche con me, con Ciro Caravano con la voce, mentre io ho studiato batteria con Mariano Barba Junior, che mi ha, diciamo, Grandissimo. svezzato alle sì, un grandissimo insegnante, un grandissimo musicista. E insomma, abbiamo dovuto affrontare questi passaggi che erano tecnici e poi attoriali. C'è stato un lungo confronto tra noi, però poi chiaramente vi posso solo anticipare che vedrete un ottimo lavoro di Edoardo Scarpetta, che è ancora giovanissimo e già dà queste prove attoriali. Nei crediti di Carosello Carosone, per l'amor del cielo, non dimentichiamo la regia di Lucio Pellegrini e le musiche del maestro Stefano Bollani, che sono una bella ciliegina in una biopic che Sì. naturalmente mette la musica in primo piano, i successi e la carriera musicale di Carosone a Assolutamente. questo punto. Vincenzo, dicevamo il ruolo di Gegé Di Giacomo tra la prima parte dello studio che hai fatto, scavare nella biografia di Vacalebre, poi conoscere da vicino Gegé, poi andare sul set, poi l'affinità con Scarpetta. Ma alla fine che definizione diamo di questo genio, di questo artista straripante con la sua creatività? È stato anche un autentico punto di riferimento per intere generazioni Sì. nel mondo della batteria. Vincenzo, alla fine, che definizione dà di Gegé? Ma guarda, mi viene da dire che è un artista, ecco, ha nel sangue tutta la tradizione napoletana, insomma, che va da Totò, ma poi è di famiglia d'arte, insomma, il nipote di Salvatore Di Giacomo, quindi rappresenta, come l'ho detto già in qualche altra occasione, che per me rappresenta proprio quella sfrontatezza dello scugnizio che con la determinazione, con il talento, con quella sana sfacciataggine riesce a superare tutti gli ostacoli, ecco, tanto da poter andare a fare il provino con un grande musicista come Carosone senza la batteria e suonando i bicchieri, che è stato anche quindi un po' un maestro dell'arrangiarsi, no? Moderno, che poi ha dato i natali anche a tanti gruppi, insomma, di percussionisti che si sono ispirati alla sua scuola, ecco. Vincenzo, è esatto dire che Gegé Di Giacomo, oltre alle doti artistiche e musicali,
È stato tra i primi proprio a far nascere lo spettacolo, a trasformare la musica in spettacolo, a conquistarsi una sua fetta di pubblico e, col massimo rispetto, ad uscire anche da quel cono d'ombra bello Certo. denso, bello grande, che era Renato Carosone. Sì, no, ma quelli sono gli anni dei nightclub, quindi tante serate dal vivo, lo spettacolo da vivo è anche il protagonista della ripartenza italiana di allora, come poi speriamo sia anche al giorno d'oggi, insomma, che si riparti soprattutto dalla cultura. Però Carosone certamente era il leader del gruppo, ma era interessato a fare un buon spettacolo, una buona musica, e queste erano le sue principali ambizioni. Nonostante appunto fosse il leader del gruppo, desse il nome al gruppo, però aveva capito che cedere una parte della scena, dello show a Gigi Di Giacomo faceva elevare il livello della performance, perché Gigi insomma era un vero e proprio animale da palcoscenico. Quindi in quegli anni dove lo spettacolo dal vivo viveva un momento, insomma, appunto erano l'epoca dei night, Gigi Di Giacomo riusciva ad intrattenere le platee con delle trovate che a volte improvvisava, tant'è che nelle serate che facevano i posti vicino alla batteria di Gigi Di Giacomo costavano di più ed erano sempre occupati, erano molto richiesti. Perché appunto era un one man show e si metteva e univa la sua energia a quella di Carosone. Poi è chiaro, tu ti parli di cono d'ombra perché Carosone è il leader del gruppo, ma è evidente che cedeva uno spazio a Gegé, ma come anche altri elementi del gruppo, ma soprattutto a Gigi Di Giacomo, che poi era il suo amico fraterno, proprio per avere uno spettacolo che fosse ancora più travolgente. Per un attimo, prima di salutarci, mettiamo da parte Vincenzo Nemolato, attore, per Vincenzo Nemolato, persona, nella tua crescita, nella tua gioventù, nella tua adolescenza, che ruolo hanno avuto, come sei cresciuto con la musica di Renato Carosone, con questo napoletano d'America? Ma guarda, in realtà Maruzzello è sempre stata la mia canzone napoletana preferita, poi insieme ad Anna Mecore, sì, non è di Carosone, però Maruzzella l'ho sempre adorata, come anche Caravan Petrol, ma pensando all'attività artistica del sestetto di Carosone o di comunque di tutta la filosofia di Carosone nel fare la musica, mi è sempre venuto da pensare che Carosone ha proprio insegnato come si fa la tradizione. Ma tradendola, che poi è la vera origine del termine di tradizione. Infatti ha creato quella che per noi è la tradizione, la musica napoletana di riferimento, di tradizione, però aprendo le porte di Napoli al mondo e quindi incontrando le culture, la cultura americana, la cultura africana. E quindi mi viene da dire, mi viene da ricordare Carosone come, e con tutta la sua attività, come ci ricorda quanto è grande e quanto può essere grande la nostra tradizione quando apre la porta di casa e guarda fuori il mondo. E quindi anche Napoli abbraccia l'intero mondo e diventa al suo livello, insomma. Tra presente e futuro, Vincenzo, ai saluti finali, cosa ti ha lasciato proprio come uomo questa immersione nei panni di Gigi Di Giacomo? E poi, se per gli amici di Giornale News vogliamo accennare già qualcosa del tuo futuro, a cosa stai lavorando, dove ti rivedremo presto. Ma guarda, da Gegé mi ha insegnato ad essere coraggioso, ecco, che lui non aveva, veniva da, insomma, da Forcella, che è un quartiere che adesso mi ospita, niente, mi è sempre fatto venire in mente che bisogna avere coraggio e determinazione nell'inseguire le proprie ambizioni, i propri sogni. E per quanto riguarda i progetti futuri, io sono sempre molto restio a parlare delle cose che ancora non ho iniziato, ho iniziato da poco, quindi oggi è stato il mio primo giorno di set su un altro film, però ancora non riesco a dire nulla, sono napoletano, sono scaramantico, ho un sacco di cornicelli lì, quindi vorrei fare almeno qualche altro giorno di set prima di parlarne. Devi prendere prima le misure al nuovo progetto. Esatto, sì, però ci saranno tante altre cose. Vincenzo, quella bella cosa che hai detto tu durante l'intervista, quantomeno un augurio non ci costa nulla, che Carosello Carosone, giovedì 18 marzo 21 e 25 Re 1, possa rappresentare una ripartenza, quantomeno un augurio per essa.
Va bene, sì, speriamo, insomma. Sono molto emozionato nell'attesa di giovedì, quindi spero che lo seguiamo tutti, insomma, che tutti ci È una vicina guardiamo. nel vero senso della parola, non è Sì, e buttata a poi la caso. mia prima primo film TV in cui comunque sono tra i protagonisti, quindi c'è una giusta emozione. Vincenzo Nemolato con Giornale News ci ha fatto compagnia per questa bella intervista. Vincenzo Nemolato nei panni di Gegé Di Giacomo, giovedì Rai 1, Carosello Carosone, Edoardo Scarpetta in quello del Grande Renato. Vincenzo, l'augurio è quello di risentirci presto per raccontare di nuovi successi, ovviamente. Va benissimo, speriamo allora, però noi non diciamo niente nel frattempo. Tanta merda, si può dire merda, io sono un Certo, teatrante, diciamo così. E quindi certo. alla prossima, saluto tutti. Ciao Vincenzo, Ciao. grazie di cuore. Buonasera.